Salve a tutti, mi chiamo Omar Busi, sono un pastry chef e oggi vi voglio presentare la torta Degas, che è caratterizzata in pratica da contrasti di strutture, morbidezza e croccantezza e da un'estrema freschezza apportata dalla presenza del cocco e dall'amarena. Incominciamo con il semifreddo ai pinoli e mascarpone. Andremo ad utilizzare il Gigi Ovo di Giuso, che non è altro che una miscela al 50% di tuorli pastorizzati e zucchero. Poi utilizzeremo la pasta pinolo, sempre di Giuso, che è una pasta pura al 100%, ottenuta con pinoli tostati e raffinati in azienda. Poi utilizzeremo il neutro Unico 1. È un neutro strutturante stabilizzante costituito da zucchero d'uva, amidi nativi e gelatina animale. Serve per dare struttura appunto sia a semifreddi, quindi in negativo a meno 20, che su prodotti tipo le bavaresi e le mousse che si conservano a più 4 gradi. Uniamo l'unico 1 al Gigi Ovo e andiamo a miscelare delicatamente. Poi andiamo ad aggiungere la parte grassa, ossia il mascarpone, e infine aggiungiamo l'elemento caratterizzante da un punto di vista del gusto, la pasta pinolo. Il pinolo in questo caso darà sì ricchezza anche di grassi, ma un gusto estremamente delicato che entrerà in contrasto invece con la parte acidula delle amarene che andremo ad inserire durante la fase di farcitura. Il nostro composto è pronto, non dobbiamo fare altro che alleggerirlo con la panna montata. Andiamo quindi ad ultimare il nostro semifreddo inserendo nella panna montata il nostro primo composto e rimescoliamo in maniera estremamente delicata in modo da evitare la perdita delle bollicine d'aria che abbiamo inglobato durante la fase di montaggio della panna. Iniziamo la costruzione del dolce partendo dal biscotto leggero alle mandorle. Io l'ho già preparato, non è altro che una semplice montata di uova con zucchero a cui va aggiunta alla fine una miscela di farina, fecola e farina di mandorle, steso altezza 1 cm, 200 gradi per 5-7 minuti circa, e vado a fare il primo strato. Per quindi andare ad arricchire la farcitura andrò a inserire l'amarena tanto frutto di Giuso. L'amarena tanto frutto non è altro che un prodotto semicandito, ossia con una quantità di Brix inferiori rispetto alla frutta candita, siamo sui 65 Brix circa. È un prodotto selezionato anche nel calibro, estremamente croccante e ha una acidità fantastica. Questa acidità serve proprio per creare contrasto con il nostro semifreddo. Questo frutto è stato già denocciolato e è uno dei primi prodotti realizzati veramente dalla Giuso. È estremamente importante avere un prodotto selezionato nel calibro e che abbia anche una certa croccantezza e una certa acidità per creare questo contrasto che sto cercando per questa tipologia di torta. Ed è fondamentale anche essere generosi nella farcitura. Continuiamo quindi la stratificazione del nostro dolce inserendo un secondo strato di biscotto. Vi do anche un piccolo consiglio: il succo di conservazione dell'amarena potete utilizzarlo anche per andare a inzuppare il biscotto. Fate 2/3 di sciroppo, 1/3 di acqua, poi con il pennello andate a inzuppare il biscotto, sarà morbidissimo e fantastico da un punto di vista del gusto. Andiamo quindi a farcire con il nostro semifreddo e chiuderemo con del crumble al cocco fatto con burro, farina, zucchero, ma l'elemento caratterizzante è la pasta di cocco di Giuso. La pasta di cocco è una pasta secca costituita da cocco rapé e da zucchero all'interno e ha una grande intensità dal punto di vista del gusto
Misceliamo tutti gli ingredienti insieme, anche a mano se volete, dopodiché le sbriciolate tranquillamente, perché risulta tipo una pasta frolla, la sbriciolate tranquillamente su una teglia ricoperta con carta da forno e poi dopo cottura in forno 150 gradi per 20 minuti. Io lo vado a appoggiare direttamente sopra al nostro semifreddo. Questo caratterizzerà sia da un punto di vista del gusto, che donerà molta freschezza, ma anche da un punto di vista della struttura, quindi regalerà veramente croccantezza. Dopodiché, una volta ricoperto, dovremo passare alla fase di abbattimento, quindi per riuscire a smodellare il dolce lo mettiamo in abbattitore per portarlo a meno 20. La nostra torta Degas è pronta. A questo punto non mi resta che spolverare leggermente di zucchero a velo e andiamo ad ultimare con un bellissimo anello fatto con queste deliziose amarene di giuso. In questo modo richiamiamo un attimo la farcitura interna del nostro dolce. Bene, il dolce è finito, buon appetito a tutti!